Ma ce lo fa mangiare quindi oggi? Che sta a dire? Io no, tu? Mai. Vabbè, allora la mangiamo. Dai. E il facchino ti sei portato oggi, eh? Guarda quanta roba che porti, io. Il facchino ti sei portato, pure lo zaino mi ha lasciato. Guarda. Tutto ti ho lasciato, tutto. Che dici? Che se andiamo a mangiare, ecco che dico. Andiamo, va, picnic. 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 L'acqua. Poi ho preso i tovaglioli, i piatti, le posate, perché oggi facciamo un picnic. Siamo alla Palmiro Togliatti, quartiere Alessandrino, siamo andati all'altro forno dove abbiamo preso un sacco di roba. Oddio, io però calla, se lo siamo giocato. Adesso qua vecchia, la vecchiaia. Poi dica a me, guarda io come sono agile, sono già pronta. Chiudi sti piedi. Oh, tosca. Chiudi sti piedi. Oh, oh, qui abbiamo un sacco di roba. Sposta sta scrocchia. Che va a mangiare? A scrocchia. E dai, vediamo se scrocchia sta scrocchia. Beh, direi. E direte sì. Direi non la frantumappe. Oh, scusa. Un po' fa magna. Buona. Direi che scrocchia. Tanto è buono. No, ma è un gran prodotto. Poi è una velina. Cioè. Sì, è sottilissima, sarà millimetrica. È giusta del sale. Io solito le scrocchie o sono salatissime o non sanno di niente. Che sa, è gagliarda. Torniamo bimbi. Tanto tempo che non me ne mangio una, La pizzetta di sfoglia, la pizzetta rossa fatta con la pasta a sfoglia. Buona. Buona pure questa. Un pelino bruciacchiata sotto, ma c'è sta una bomba. Ma poi c'ha un sapore quasi dolciastro. Sì. Buonissimo. Buona. Buona che è. Un'altra. No, è un'altra, io sì. Anch'io. E fu così che regredirono all'età di 12 anni. Ah, buona! Buone. Un altro must. A bianca. Bianca da forno. Ci stanno i buchetti. Aspetta. Guarda. Si vede dall'altra parte. No, no, rimani ferma. Rimani ferma. Guarda, riesco a vedere dall'altra parte il prato. Tipo binocolo. Sta bianca è da paura. È da paura. Salata al punto giusto. Un filetto d'olio che sì. Ci sarà Dio. Morbidissima. Leggera. Sfogliata. Abbiamo già fatto vedere prodotti semplici che quando però vengono fatti sì. A regola d'arte con sono i più buoni di tutti. Crocca, guarda, mi sembra di essere tornata bambina con la pizza bianca sul prato all'epoca dei 30 anni fa più o meno. Ma però non voglio di quanti anni c'ho. Indovinatelo, scrivetelo nei commenti. Quanti anni ha Simona? Abbiamo tre lingue, patate, zucchine e rossa. Ah, questa è la classica rossa a regola d'arte, fina lingua fina. Il pomodoro è buonissimo. Loro hanno sta salsa che è molto buona, un po' dolciastra però equilibrata. Zucchina, patata, zucchina. Ready? Questa scrocchia, ma scrocchia tanto. Zucchina fina bella unta, bella sugnosa. Se non c'è la sugna non ci piace. No, è buona. E bravo Magnegodi. E bravo Fornaretto. Che c'entra Magnegodi? Magnegodi sì. Magna. Patate, guarda che robetta. A metratura, ho certo porto il metro quando fanno questi video. Voglio vedere quanto misurano queste cose. Lo sai però che mi ci manca qua sopra un po' di pepe o un po' di rosmarino. Il rosmarino. Rosmarino manca. Mi ci manca. Patata sottilissima. Cotta bene, buona. Il sale c'è, si sente. L'olietto pure. Un po' di rosmarino. Era poi da 10. Lo sapevo me cascavano sulla patata. Se può, capito? Buona però. Funghi e salsiccia. Vai. Tanta salsiccia sopra. Buoni funghi. Salsiccia bella aromatizzata. E non è stracotta. Di solito è molto secca. Cambio di location. Se siamo buttati Dakar.
in macchina, vedete le goccioline sul finestrino? Piove, piove. Ma noi per picnic ci piace alternativo. Ma ce la tirano. Ce la tirano. Ragazzi, se volete che fammi i video, basta scrivere nei commenti. Tanto io mangio uguale. Non se formalizziamo. Io mangio, non è che ce la tirate, io mangio uguale. Non ci frega niente. Se non ci dite che c'è il sole, e mo piove. No, piove. E pazienza. E noi mangiamo uguale. Mangiamo lo stesso. Eravamo rimasti qua, eh? Sì, eravamo rimasti alle ripiene. Alle bianche ripiene. E direi che queste, solo a vederle, mi stanno a far venire fame un'altra volta. Sulla acquolina. Anche perché siamo fatti i traslochi, ci è venuta fame, capito? Praticamente da lì. Da là, ci siamo spostati qua. 10 metri. Traslochi. Sono sempre traslochi. Questa sembra bella ignorante. Mortadella, stracciatella, insalatina. Un po' di insalatina che un po' di verde ci sta bene. Freschissima. Insalatina ci sta bene sul serio, sto giro. No, veramente. Fresca, fresca. Buona, buona, buona. Fresca. Saporita. Bello, perché su queste bianche qua ripiene c'è sta di sopra il sale grosso. Senti come scrocchia. Comunque materie prime buone, eh. C'è un pezzo di insalata. Vado qua. Sì. È caduto. Non so dove. Nonostante sia ripiena, cioè farcita con cose comunque umide, rimane croccantissima. Continuiamo, va. Ora ci sarà un change, perché sì, io mangio questa col crudo magne e qua rughetta. Magni e broccoli non vanno d'accordo. No, io purtroppo ti lascio con il cuore, ti lascio quella con i broccoli. Questi sono broccoli ripassati con la salsiccia, c'è anche il formaggio dentro, ma è tipo saporitissima. Bella salata con i tocchi di sale di sopra, buona. Anche qua un crudo di qualità. La scelta delle materie prime è importante. Ah, sì, c'ha il suo peso specifico questa, questa Ammazza, pensavo. Ma perché è piena di provola. Botto di cotto dentro. E almeno 4-5 strati di prosciutto cotto, eh. Sono due dita di roba, regà. Non sto scherzando, cioè si vede un pochino, no? Questa qua risulta più morbida. Ah, sì. Più morbido l'impasto, meno croccante. Però buona, buona, buona. Se stanno 8 dita di formaggio dentro, te credo. Cioè, proprio alto, capito? Fai fatica. Oh! Beh, vedete che manco è così tanto male mangiare a macchina, eh? Almeno siamo seduti. Dolcetto? Dopo il salato il dolce dolcetto. Che sta? Bignè. Erbignè fritto con la crema. Tanto crema. Olio tanta. Un po' pieno, no? Guarda il coltello. Quello me lo lecco io, eh. L'ha detto, eh. E io so de parola. E io mi mangio il bignè. No, dai, aspetto. Senti un po' che crema. È buona la crema. Io ho già leccato il dito prima. Ma la crema bella gialla, eh. Bella anche bella, pesante, sì. Compatta. Ma è buono. La frittura è fantastica. Cioè l'impasto è buono, vero? Sottile. Sì. Leggero, fritto bene. La crema si sposa bene bene. Io penso che col bignè potremmo pure chiudere il video. Io potremmo salutare. Continuiamo il picnic noi. Io però vi consiglio, anche se magari non siete di zona ed è un pochino lontano ed è un viaggio, almeno una volta veniteci, perché sì, mi è piaciuto veramente tutto. Cioè tutto di altissimo livello. Altissimo livello. Prodotti buono, semplici ma fatti in un modo. Sì, a regola d'arte. È difficile trovare dei forni che lavorano ancora così. Vabbè, noi ci vediamo al prossimo. Al prossimo forno. Al prossimo video. Ciao.